Blindo Studios presenta. Sì, pronto, signora, buongiorno. Non si allarmi, sono il tenente Cinci Piccino dei Vigili del Cuoco. Sto telefonando un po' a tutte le persone nella sua zona perché c'è un'emergenza della massima gravità dovuta alla fuga di un pericoloso animale dallo zoo di Spermato, lo Spermato Zoo. Sarebbe il pipiculo, un incrocio tra un pipistrello e un cuculo. Mi sente? Pronto? Pronto, chi parla? Buongiorno, io stavo dicendo una cosa a sua moglie e sono costretto a ripeterla. Sono il tenente Cinci Piccino dei Vigili del Cuoco, telefono per un'emergenza della massima gravità. In effetti è scappato un animale molto pericoloso, è un volatile, si chiama pipiculo, che è un incrocio fra il pipistrello e il cuculo. Purtroppo può recare gravi danni alle persone. Mi sente? Ecco, noi stiamo avvertendo tutta la popolazione della zona, perché purtroppo ne sono stati avvistati alcuni di questi animali e insomma bisogna prevenire, insomma, potrebbero arrivare improvvisamente o dalla finestra, oppure intanto chiudete tutte le finestre, non so se le avete aperte o chiuse le finestre. Sono chiuse, meglio così, però insomma per qualsiasi motivo anche fuori, no? All'aperto così, c'è un modo, io appunto posso dirvi qual è il modo per scacciare questo animale. Mi dica. Allora dunque, essendo un incrocio fra un pipistrello e un cuculo, bisogna particolarmente eccitare la sua parte cuculo e meno la parte pipistrello. Il cuculo sarebbe tranquillo, ma l'elemento pipistrello lo rende pericoloso. Allora, l'unico modo è quello. Lei ha un orologio a cucù in casa? Sì. Ah, sì? Questo funziona solamente in certe ore, no? Ogni ora, se non sbaglio. Come fa cucù, come tutti, sì. Gli ecco, sì, ogni ora, purtroppo bisognerebbe essere più frequenti nel, allora, dunque, lei dovrebbe, o chiunque in casa sua potrebbe, imitando l'orologio a cucù e il cucù lo stesso, fare ogni quarto d'ora così, ecco, questo verso, cucù, cucù, cucù. Dalla finestra magari? No, dalla finestra forse è meglio no, anche perché se apre la finestra è meglio insomma in casa, perché già questo mantiene, perché questi animali hanno un udito fortissimo, mantiene lontani già questi animali, cioè la parte pipistrello prevale e scappa se sente la parte cuculo. Va bene, mi fa sentire un po' come cucù. Lo fa? No, proprio più acuto, cucù, 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 cucù. Più acuto in falsetto. Falsetto non lo conosco. No, falsetto nel senso con una voce... Cucu, così. Lo faccia. Cucu, cucu. Cucu. Sento che anche altre persone, forse la signora è più brava di lei. Sì, infatti lei da sotto... Me la può passare, per sì, favore? Sì, gliela passo subito. Grazie. No, sta lavorando. Mi sta lavorando? Sì. Ma glielo faccia fare, lo sento anche di lontano. Fai cucù. L'ha fatto. Ecco, benissimo, provi lei? Cucu. Benissimo, lei quanti anni ha, posso sapere? 30. 30 anni, eh? Sì. E la signora o signorina? Signora? 29. 29, ho capito. E siete quindi maggiorenni ampiamente? Sì. Magari sposati tra voi? No, ci dobbiamo sposare tra un po'. Ecco, convivete? Per il momento no, mi ha trovato per caso a caso dalla mia ragazza. Ah, ho capito. E lei va a casa della sua ragazza a fare cucù, cucù, cucù. Ma non si vergogna. Che ci avete anche gli uccelli, li ho sentito. Ci sono gli uccelli. Sì, ho gli uccelli, ho un sacco di animali. Sì, ma tra tanti uccelli, ne ha uno che possa essere maggiormente gradito alla sua ragazza? Sì. Ah, sì? Sì, lo tira fuori dalla gabbia ogni tanto. Sì, vado, lo chiamiamo cucù. Ah, cucù? e dove entra di solito questo uccello? Indovini lei. Nel cucù. Ecco. Anche nel cucù? No. No, lì no. La ragazza non vuole, No, per carità. Comunque, insomma, io voglio dire, stia più accorto, perché alla sua età, 30 anni, lei 29, a fare cucù, 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 ma pensate a trombare invece, voglio dire, benedetti bravo, ragazzi. Bravo, l'ha detta giusta. Non è che lei gliela dia spesso, mi sa. No, però non vuol dire. Non vuol dire? No, perché forse con tutti quegli uccelli che sento in sottofondo effettivamente è un po' distratta, no? Magari sa, quando deve presentare il suo dice, cielo, manca. Ma cos'è? È un programma alla radio? No, sì, ma quale radio? Siamo in televisione, caro signore, in televisione. Sul mio canale. Sì, allora, Tele 47 la conosce, una televisione privata, che comunque copre una bella zona, e in ogni caso io sono Pippo Sniffo, non sono il tenente Cinci Piccino dei Vigili del Cuoco. Ho detto Vigili del Cuoco, non so se lei sì, siete... Ho capito. Ma cosa ha capito? Lei ha fatto cucù?
Vabbè, comunque guardi, siete stati simpatici e per aver fatto cucù avete diritto a un premio, perché chi non fa cucù non vince un premio, capisce? Questo è il nostro regolamento così scherzoso e divertente. Allora, io Pippo Sniffo di Tele 47, la famosa Telemorto che parla, le do la possibilità di scusi perché ogni tanto sniffo e le do la possibilità. Allora, la possibilità, appunto, lei sniffa? Lei no, io per niente. Lei sniffa, la sua ragazza? No. Ah, solo uccelli, ho capito. Benissimo, allora le do la possibilità di vincere un premio se lei indovina il rumore misterioso. Attenzione, mi sappia dire a che cosa corrisponde questo rumore. Un attimo, le faccio sentire. C'è qualcuno che sta praticando usare il cucù. Ecco, l'ha sentito? Sì, l'ho sentito. La sua risposta? È qualcuno che sta faticando ad usare il suo cucù. Sta faticando ad usare il suo cucù. Guardi, io glielo faccio ascoltare perché lei è andato vicino, perché molti sbagliano proprio per questo. È qualcosa di diverso, glielo faccio riascoltare per l'ultima volta però. Guardi, c'è un bellissimo premio se lei mi dice veramente, realmente cosa sta facendo questo signore. Ascolti. Ecco, sente la soddisfazione finale? Sì, ma ecco. non lo voglio in modi volgari, comunque secondo me è una persona che è seduta sul water. Bravo! Complimenti, anche perché naturalmente dopo questo exploit naturalmente wateriano segue canzone che io spero lei possa seguire con vantaggio. Ecco, sente. Ecco, di stronzi nella vita io ne ho cacati tanti, verdaccio mezzi santi e ne ricacherò col grasso. Questa è la nostra sigla, caro signore. La sua era l'ultima telefonata del programma. Lei vince una grande e bellissima supposta di ciccia da infilare nel suo o nell'altrui ano. Complimenti, arrivederci. Buongiorno, ciao caro. Abbasso gli stronzi e quanti ce n'è. Va bene, abbiamo capito. Ecco, questa era la sigla. Addio. È stato simpatico, è stato al gioco e bene o male abbiamo potuto così effettuare questo programma pseudo programma televisivo. Ma chissà perché abbinano sempre questo tipo di telefonate a delle radio. Ma guarda un po'. Chissà se l'avrebbe fatto questo signore non toscano, quindi che so, nel lontano 1983, quando io cominciavo a fare queste cose qui. Per dire, forse allora sarebbe stato diversamente interpretato. Oggi invece insomma la cosa si è allargata a macchia d'olio, si allarga sempre di più. Certo, come l'allarghiamo noi, però l'allarga nessuno. Dunque, quindi andiamo avanti. Di nella vita io ne ho cacati tanti, merdaccio mezzi santi, c'è il pipiculo, sì, ma vediamo se rispondono. Uso improprio della sigla. Pronto? Sì, buongiorno. Senta, buongiorno. Non si allarmi, io sono il tenente Cinci Piccino dei Vigili del Cuoco. Voglio informarla di un'emergenza della massima gravità che si è venuta a creare, perché stiamo telefonando un po' a tutti nella sua zona, perché è scappato un animale dallo zoo di Spermato, detto anche spermatozoo, cioè praticamente è un animale molto pericoloso, un incrocio fra un pipistrello e un cuculo, si chiama pipiculo. È un animale che attacca l'uomo e la donna, naturalmente, insomma, attacca tutti. Purtroppo abbiamo avuto già dei casi, ecco, io sto telefonando a lei come a tante altre persone per cercare di far capire come si può fare per allontanare questo animale nell'eventualità che esso si presenti di fronte alla persona umana. Mi sente, mi ha capito? Sì. Ecco, ha capito, cioè, lei ha le finestre chiuse o aperte? Chiuse, meno male che questo animale. Chiuse. Anzi, ecco, è andato di traverso, stava mangiando. No, signora. È uno scherzo! No, ma ci mancherebbe, signora, guardi, questi scherzi non sono, sarebbero di cattivo gusto, no? No, allora, guardi, le posso indicare come si può fare a allontanare nell'eventualità questo animale. È un animale che somiglia a un pipistrello, ma anche a un cuculo, insomma, è un incrocio fatto purtroppo dall'uomo, e non è venuto molto buono, ecco, come animale. Allora, quindi,
Lei ha un orologio a cucù in casa? Ce l'ha? Sì. No, a cucù intendo. Guardi, mi sembra una cosa. No, le chiedo, perché lei è presente. Sergio. Sergio. Chi è Sergio, scusi? Suo marito? Sì. Ah, ho capito, ma non mi faccia ripetere tutto, se no che devo telefonare a un sacco di gente, signore. Il soldazzo non dura mica eterno, Mi sembra quasi uno scherzo. Beh, quasi. Dice che è scappato un animale, che è un pipistrello, fra un cuculo e un pipistrello. Ma che ride, signore? Non c'è un pipistrello. Cioè, aspetta. Ma perché ride? Ma, pronto? Pronto. Ma perché ride la signora? Non capisco. Ma no, ride perché si vede ridere. Vabbè, ma meglio così, però guardi, la cosa è vera, sono il tenente Cici Piccino dei Vigili del Cuoco. Insomma, noi siamo qua alla caccia di un animale che vola, è un volatile che è uscito, scappato dalla sua voliera. Sì. Momento vi chiamo. No, un momento, calma, non faccia tanto, non corra, aspetti che le devo dire una cosa. Quindi sono diversi esemplari, se gliene capitasse uno, insomma, vicino, lei dovrebbe emettere un suono che respinge questo animale. Se sente questo suono, questo animale scappa. Il suono è quello del cuculo, cioè cucù, 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 cucù. Com'è? Qui da noi ce ne sono parecchi di quelli lì, Ah sì, nel senso cocu, alla francese. Lei conosce il francese? No, cocu, che in francese significa cornuto, becco. Ma non c'entra niente. Becco, sì, ma non c'entra niente lei, che c'ha la coda di paglia? Ho capito. Volevo dire, ma non avete tempo di farlo a 3 ore invece per... No, lei mi deve far sentire come fa il cucù, perché così almeno sono sicuro che nell'eventualità lei è capace di respingere l'animale. Cucù, sì. Cucù, cucù, mi faccia sentire? Io non ho voglia di parlare, Zofio, Zofione, Zofione. Comune lì, di cucù. Cucuccia sarai tu, capito? Cucù sarai tu e cucuzza tutti i tuoi familiari, capito? Tu e cucuzza, e la vita in diretta, capito? Oh. Ma guardate. Sì. Ma che lo so. Che gente c'è nel mondo. Pronto. Signora, guardi, suo marito si è comportato in un modo disdicevole, veramente. Mi ha trattato male, non mi ha preso sul serio e invece non capisce che è una cosa molto seria, è pericolosa. Va bene, ma mi ha trattato così come se fosse un deficiente, scusi signora. Sono un tenente dei Vigili del Cuoco, non so cosa crede. Mi dà le sue le mie misure, no? Che si chiama? Sono il tenente Cinci Piccino. Dunque, aspetti, tenente. Scriva pure tenente Cinci Piccino. Tutto attaccato, Cinci Piccino, questo è il mio cognome. Cinci Piccino. Cinci Piccino. Piccino, Mi dice dove... In questo momento io non sono in una via, cara signora, io ho un numero di portatile perché sono in giro e sto cercando questo animale, dovunque... È in giro? Ne abbiamo trovati già 2 esemplari, sì, ma ce ne sono altri. Lavorerà in un centro? Sono dei Vigili del Cuoco, io chiaramente. Vigili del Cuoco. Del Cuoco, signora, perché lei non lo fa da mangiare, scusi. Noi vigiliamo il Cuoco. Chiudiamo la cosa. Ma come, signora? Se noi vigiliamo il cuoco, le cuoche, eccetera. Noi avrà voglia di scherzare. La vigiliamo, sa, signora. Senta, ma suo marito che cos'ha che ha detto non voglia di parlare? È sempre così scostante suo marito. Mio marito è uno che con la gente che vuol scherzare, non sta tanto lo scherzo. E per quale motivo, scusi? Perché non tutti hanno voglia di scherzare. Ma che vitaccia che fa lei, signora, con quest'uomo, Mamma mia. Sto benissimo, guardi. Sì, perché... Cucù, chissà quante corna l'ha fatto, signora. Guardi, ci vediamo, arrivederci. Cucù. Vede che l'ha fatto. L'ha fatto, alla fine l'ha fatto anche lei. Va bene. Vogliamo barabba. Ma che c'entra? Va bene. Dai. Sì, ecco fatto. Vai, così va bene, così va. Brea. Pronto?
Oh, pronto, parlo con una persona adulta o con una bambina? Una bambina. Oh, ciao bambina. Senti, c'è qualche persona adultera lì da te? Sì. Ecco, la mamma, il babbo. Mm-hmm. E appunto, mi puoi passare qualcuno per favore, bambina? Grazie bambina, ciao bambina. Ciao, ciao bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti lascerò, ti perderò. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Io sono il tenente Cincipicino dei Vigili del Cuoco. Non si allarmi, però c'è un'emergenza della massima gravità. Un animale pericoloso è scappato dallo zoo di Spermato e purtroppo vola nelle nostre zone. È un animale che vola, appunto, un volatile che si chiama pipiculo perché è l'incrocio fra il pipistrello e il cuculo. È stato fatto da degli scienziati un po' sconsiderati. Non è buono perché entra nell'ano delle signore. E purtroppo, insomma, non sarebbe bello che succedesse anche, insomma, a casa sua. Mi sente? Senta, lei a che proposito telefona a questo numero? Perché lei è profondamente antipatico, mi sta profondamente sul cazzo e anche un po' sul pipiculo, e allora, capisce, è per questo. Pronto? È andato via, è andato via. Che voce d'antipatio, che antipatia, che antepatia, veramente antepatio, va. Proprio un'antepatia, Nini. Oh, però va richiamato, senti, ma che si sta, sì, sull'albero a cantare un mucuhu, cuculo, cucu, cucu, cucu. Che antepatia. Mamma mia, poverina è la bambina. Cucu, 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 cucu. Alla fine l'ho fatto più di loro e dovevano farlo loro. Beh, lui ha preferito dire no, io il cuculo non lo fo. Va bene, per carità di Dio, tu morì mia, sai, Nini, va bene. Che antepatio, Nini, antepatio. Vabbè, abbiamo meno di 30 secondi, figurati te. Che tu gli dici alle persone? Non c'è tempo. Sì, però comunque... Comunque, sì, ora, uno, due, tre, i bischero che sono io, perché anche se non fa rima non c'è nessuno, quindi in questo caso attenzione, ci rifaremo nella seconda parte. Cucù, 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 cucù. Pronto? Pronto, buongiorno, io cerco Guerrino. Chi è che lo vuole? Io, Pacifico. Guerrino dopo non sente. Non sente? No. Tanto meglio, perché non devo dirgli delle cose piacevoli, quindi se non sente è meglio, me lo passi. Glielo passo. Brava. Chi è lei, scusi? Pacifico. Pacifico, chi sarebbe? Sì, sono io, Pacifico. Ognuno ha il suo nome, lui si chiama Guerrino. No, dice che lui non sente tanto. Non importa, ma me lo metta nell'orecchio, glielo pigi bene sull'orecchio. Via, che importante. Pronto? Oh, senti, Guerrino. Guerrino! Chi è? Mi senti? Ma chi è? Son Pacifico! Guerrino! Ma chi è che parla? Son Pacifico! Pacifico! Pronto? Pronto? Mi dica. Ma il problema di Guerrino è che forse gli è esplosa qualche granata, qualche bomba vicino. No, è proprio che non sente. No, dico, visto il nome guerresco, Guerrino, qualche cosa che gli ha ottuso l'udito, non so dirle. Senta, ma Guerrino che tipo è? Un tipo pacifico? No. Lo so. No, perché è stato troppo in guerra. Eccolo, lo sapevo. E poi è molto anziano. Sì, quanti anni ha? Quanti anni ha? Diverse cose. Quanti anni ha Guerrino, signora? 87. 87, non è male, non è male. Ha fatto la seconda guerra mondiale? Sì. Ecco, da che parte stava? Dalla parte di chi ha perso? Mi dica. Dunque, adesso un attimo, Guerrino, un attimo. Lui è tornato nel 46, è stato in Serbia. Grecia. E poi dov'è che sei stato? Macedonia. Rodi. Rodi? Sì.
sì. A Rodi, a Rodi. Mm. Capito Prodi? No, a Rodi. Questa è un'intervista, signora. Noi intervistiamo gli ex combattenti, appunto. Ora purtroppo lui non può sentirmi, mi risponde lei magari a qualche domanda. Ecco. Se posso darle qualche risposta, ecco, Guerrino, dunque, era giovane allora, era già sposato quando è andato in guerra oppure no? No, no, era giovane. Era giovane, quindi si è sposato dopo. Siamo sposati nel 48. Ah, lei è la moglie? Sì. Ah, ho capito, lei è la moglie. Ma lei è molto più giovane a quanto pare. Beh, non tanto, 10 anni. Ah, ma guardi, le posso dire che ha una voce da una cinquantenne, guardi, al massimo. Grazie, complimenti. Lui invece purtroppo ha i suoi acciacchi. Beh, non sentendo. Ma poi questa sordità gli viene dal tempo di guerra, non credo. Ma forse potrebbe essere il chinino, perché ha avuto anche la malaria. Malaria. E allora un medico le aveva detto che forse prendendo tutto sto chinino. Allora c'era il chinino, la malaria, eccetera. E magari gli ha fatto questo servizio, questo brutto servizio. Quindi quando lei l'ha sposato era già un po' sordo? Non molto. Però ecco, adesso ormai è totale. La malaria però si è più ripresentata in seguito? No, lui dopo le è rimasto un esaurimento molto forte. Sì. È andato in pensione a 42 anni. Quindi, accidenti, presto. Quindi è da tanto che è in pensione. E che lavoro faceva? Con i muratori. Manuale. Un manovale, ho capito. Lei, signora, si è sempre trovata bene con lui oppure questa guerra l'ha un po' sbalestrato? Con molta pazienza, e poi ho dovuto lasciare la casa e andare a lavorare. Ah sì, perché lui ha smesso di lavorare. Lui prendeva niente di pensione. Prendeva niente, è andato troppo presto in pensione. Era lo Stato che lo doveva pagare. È vero, perché lui in fondo ha avuto dei danni di guerra. Lo sapevano che cosa hanno portato a casa nel 46. Certo. Hanno visto Certo. Chi era presente, no? Molte persone hanno riportato veramente dei danni. Molte persone che sono state a casa l'hanno presa la pensione, quelli che sono stati là, niente. Ecco, veramente una cosa assurda e non giusta. Non è giusta, ma tanto di cose giuste non ce ne sono in questo mondo. Certamente, ma noi potremmo con un articolo anche portare alla luce questo caso. Non saprei. Comunque, lui ha avuto questo esaurimento nervoso, quindi per lei è stata un po' dura portare questo esaurimento nervoso, però... ricoverato, poi avevo due bambini piccoli, ecco. E lui che non era, ha avuto dei momenti che non erano molto belli, insomma. Ma l'esaurimento nervoso, signora, l'ha avuto prima o dopo il suo matrimonio? Dopo il matrimonio. Quindi non è stato collegato direttamente in seguito alla guerra, insomma, no? No, loro quando è venuto a casa le è andato, dunque, prima di tutto lo volevano portare giù a un ospedale di Verona, ma lui non ha voluto andare perché era parecchio che era fuori di casa, quindi quello lì è stato l'unico sbaglio. Sì. Poi dopo le hanno accontentato con un tanto lì che ti hanno dato, non mi ricordo, 2000 e qualcosa, quella volta. 2000? No, aspetti, 28.000 lire. 28.000 lire, No, 28 mi sembra, 28.000 lire. Al mese? E lì hanno chiuso. Dopo ho sempre fatto dei ricorsi, ma non è mai stato riconosciuto, perché la malaria purtroppo una volta passata non è stata più riscontrata. Non si è presentata più. Sì, purtroppo. E dice, quindi purtroppo non si è più ripresentata. Non c'è stato niente da fare. Però io dico solo, nella mia poca capacità, che chi era presente in quel momento, dei grandi insomma, no? Sapevano che erano andati via dal 38 per fare il militare, sono stati a casa 2 o 3 mesi e poi sono stati richiamati e sono venuti a casa alla fine del 46, sapevano dove erano stati, che non pensavano neanche più di tornare a casa, e sapevano cosa avevano portato a casa. Esatto. No? E quindi persona lo dovevano tenere anche controllata, se non altro. Allora, perché nell'arco dal 46 lui è andato in pensione nel 61, nel 60, ma le è sempre stata male. Perché d'estate era il caldo, d'inverno era freddo, quindi gli dava tutto danno. Ho capito. Poi è stato ricoverato. Il problema, signora, allora qui non è tanto nella guerra, ma nella Democrazia Cristiana che governava dopo la guerra. Non lo so. Non lo so di chi è la colpa. Insomma, in ogni caso, signora, lei, la sua vita è stata dura con quest'uomo. Sì, però sono contenta lo stesso. Ha fatto 2 figli. Sì. Ecco, sono sani, stanno bene. Sì, questo è molto importante. Sì. Non l'hanno preso dal babbo, insomma, hanno... La femmina un po'. La femmina grande, un po'. Ah, la femmina più grande... Perché dopo lei era in casa, ha dovuto subire
Cioè, io il lavoro e lei magari il padre. Che cosa ha dovuto subire sua figlia? Quando lui aveva sti attacchi di nervosismo, di che non stava bene, che piangeva, che non mangiava, che rimetteva, tutto il seguito. Questo era l'esito della malattia. La povera bambina era un po'... La bambina era piccola. Era piccola. Quindi voglio dire, cioè, in pratica, alla fine, dopo aver avuto questi due figli, eccetera, quando si è presentato questo esaurimento nervoso, lei con suo marito, ecco, posso chiedere, i suoi rapporti intimi con suo marito sono proseguiti regolarmente? Oppure... Quando andava bene, quando non andava, non c'era, non c'era. Cioè, dopo in certi momenti lui era completamente assente? Sì, ha avuto dei periodi. Quindi lei non aveva rapporti sessuali in quei momenti, ma quando stava bene, stava meglio. Sì, stava bene. Allora lui si faceva vedere affettuoso, magari, no? Mai. Lui è cresciuto come un bambino nella culla, l'abbiamo portato. Ho capito. Perché quando non mangiava bisognava darglielo. Quando una cosa non andava, oppure quando c'era qualcosa che non andava, non si diceva, perché così lui non sapeva niente, e quindi è vissuto come un neonato. Diciamo. Senta, ma gli psicofarmaci non li ha mai presi? Ah, un sacco, perché lui è stato ricoverato anche il Porto Saragozza, che ha fatto anche una seduta di elettroshock, una rottura del sonno, che non ha mai dormito lo stesso. Ah, non dormiva lo stesso? No. Bisognava che l'avessi in balsamare. Ma questo guerrino, è duro, era duro, eh? Beh, insomma. Ma ora è arrivato abbastanza avanti, diciamo. Senta, oggi, come sta guerrino? Adesso è in un momento di crisi, diciamo. Ecco. Adesso non forte, però un momentino, forse i cambiamenti di stagione, non so. Però lui vive sempre col suo farmaco accanto, eh? Ma voi come comunicate con quest'uomo completamente sordo? Ah, beh, ma dopo io e lui ci capiamo. Ah, gesti. A volte urlo, dipende. E scrive magari le cose? No. Ma Guerrino sa... Adesso proprio sto lì davanti e che parlo. Lui sa leggere e scrivere? Ah, sì. Ah, quindi, guarda la televisione, no? Sì, la televisione vede le figure. Vede le figure, chiaramente, certamente. A volte sono anche delle figure piacevoli da vedere, per cui, no? Un po' di donnine, insomma, così. Beh, ormai le donnine non ci guarda più. Lo so, al massimo le guarda, appunto. Sì. In ogni caso, signora, la sua vita è stata... Però la sento piena di energia, ecco, devo dire. La sento vitale. Lei ha 10 anni meno di 87, quindi è vicina agli 80 anche lei. Ne ho 76. 76, quindi, ecco, la sento molto, molto, molto energetica, probabilmente proprio perché è temprata da questa vita. Dopo si impara. Si impara. Però, ecco, vede un vantaggio, cioè, lei per esempio può dire quello che vuole, lui non sente se lei non vuole, no? Cioè, lei può dire qualsiasi cosa, anche ora al telefono, lui non la può sentire. Ah, no, lui non viene il telefono perché dice non sento. Lui non sa che lei sta parlando di lui. Sì, perché adesso è qui sulla porta, lui sa. E sta legge le labbra. Sta guardando. Non sarà mica arrabbiato, Guerrino. No. Perché nel suo nome poi il suo destino, Guerrino, la guerra. Guerrino, guerra. Infatti, guarda, io mi chiamo Pacifico, non ho mai fatto la guerra. Questo... Ah, vede? Fortunato, non c'è stata guerra durante la mia vita. Peraltro, insomma, durante la sua, sì, cara signora. Lei, non ha mai pensato di rifarsi una vita con un'altra persona? No. In questi anni, in tutti anni? No, neanche lontanamente. Mai? No. Ho capito. Perché, cioè, in fondo, lei è ancora innamorata di Guerrino, oppure... Sì, proprio. Infatti mio figlio me lo dice, mi dice, mamma, è stato proprio un vero amore, tuo marito? Sì, perché altrimenti, allora, sì. Dopo tutto questo uno diceva, insomma, ma a un certo punto, no? Forse le donne moderne non avrebbero queste idee. Ma lei non è una donna antica? Ma santoiche, sono antica. Antica. Vabbè, comunque. Di campagna. Ma questo non siamo significa... cresciuti lavorando e basta. Sento tra l'altro che lei parla un corretto italiano, qualche venatura dialettale, ma non mi sembra che abbia sbagliato nemmeno un congiuntivo lei. No, è un complimento. No, guardi, le faccio i miei complimenti. Chiudo qui la telefonata perché lei merita rispetto. Bene. E anche quello che ha passato, insomma, lo dice. Lei è l'eroina. Lui
figlia ha fatto la guerra, ma l'eroina è lei. Va bene, signora, mi saluti suo figlio e anche sua figlia. Sua grazie, figlia, come sta? Come state? Buongiorno. Come sta adesso sua figlia? Beh, se non c'è male. Non c'è male, non c'è male, insomma, non c'è sta male. Meglio, insomma, rispetto a quei sì, momenti, sì, sì, un po'. Ecco, è sposata sua figlia? Sì, sì, è sposata, ha un figlio che ha 32 anni. Ha un figlio che ha 32 anni, è quella sì. Cosa proprio, ormai. Quindi vabbè. Siamo avanzati. Oh, benissimo. Sposati a 20 anni. Sì. E poi dopo subito i figli, quindi così facciamo i giovani poi i figli. Mo avete fatto presto. Signora, la saluto, la ringrazio. Buongiorno, e mi saluti anche Guerrino, arrivederci. Ci vediamo. No, non ci vedremo, ma insomma, no, non mi è sembrato giusto di spingere troppo il sondazzo su questa vicenda umana, no? Mi è sembrato invece che questa signora abbia molto bene esposto il caso, con serenità, malgrado tutto, brava, mi è piaciuta, vabbè, non è più una ragazzina, vero? 76 anni, credo che indubbiamente possa meritare la grazia, ecco, del sondazzo, cioè non entrare troppo in argomenti, non spingere troppo sull'acceleratore dell'assurdo, in fondo. È stata un'intervista. Andiamo avanti, una vera intervista. Andiamo avanti, va. Oh, ok, all right, yes. Oh. Allora, ho fatto un altro numero. Pronto? Pronto. Pronto. Senta, non lo faccia. Non lo faccia, guardi, la vita è bella. La vita continua. Non vale la pena. Non lo faccia. Mi ha capito? No. Non lo faccia, guarda, io capisco tutte le situazioni, i problemi, eccetera. Non faccia quel gesto insano, la prego. La vita è ancora bella, guardi, fuori c'è il sole, si renda conto, sia ottimista, le suonano alla porta. Non lo faccia, chiuda la finestra. Pronto? Pronto. Guardi, io sono qua per dissuaderla, però per farle vedere che in fondo non tutto è perduto quando si è ancora vivi. Lo so, le traversie, le traversine, ogni cosa nella vita, ogni cosa può sembrare contro, ma non ti buttare da quella finestra, figliolo, non farlo. Da chi sei te? Sono Don Postriboli. Allora, telefono amico. Non farlo, figliolo, no, lo so. No, che io non lo faccio, io sto troppo bene. Ma come? Mi avevano detto, io ho chiamato apposta perché qualcuno mi ha detto. No, ci sono sbagliati. Tu, figliolo, ti chiami Uliano? Sì. Mi hanno detto Uliano si vuole uccidere, Uliano si vuole buttare dalla finestra. Così mi hanno detto. Allora io ho chiamato subito. È stato un errore, io sto troppo bene qua e dalla finestra non mi butto. Guarda che molto spesso quelli che si ammazzano un attimo prima dicono sto bene, pum, attenzione, stai bene nel senso che non ti manca niente, figliolo? No, sto bene anche di salute. Sì, ma la salute mentale è quello che fa. Anche la mentale. Sì? Sì, tutto a posto. Ma quando mi hai risposto al telefono avevi una voce così funerea, figliolo. Quando? Sì, quando adesso io ti ho chiamato. Ero mezzo addormentato. Ah, io ho pensato, allora avevano ragione, questo sta per ammazzarsi. Ti volevo salvare, figliolo. Come stai? La tua famiglia è tutta a posto, tutto no, tranquillo? La famiglia non ce l'ho, sono solo. Sei solo, vedi, a volte la solitudine fa questi scherzi, no? Se tu vedessi, ecco. Parli l'accento toscano. Sì, no, io sono bravo, hai capito subito, sono toscano, sono un sacerdote toscano, Don Postriboli. Io però lavoro qui al centralino del telefono amico e di tanto in tanto appunto prendo anche l'iniziativa di chiamare io le persone quando ci sono delle segnalazioni che mi dicono oh, guarda, quella persona ha bisogno di aiuto, ha bisogno di te, ha bisogno di una parola di conforto. Ti ringrazio. E una persona sola come te, Uliano, ha bisogno di conforto sicuramente, anche se stai bene, ma tu credi di star bene, in realtà ci sono mille cose che non vanno bene nella vita, capisci? Va bene. La solitudine, per esempio, non avere una donna a disposizione. Hai una donna a disposizione? No. Ecco, non avere una donna, una solitudine tremenda, non vedere mai nessuno intorno, in casa, ecco, e viene voglia di aprire quella finestra e di buttarsi di sotto, capisci, Uliano? Capisci? Sono pian terreno. Accidenti. Senti, una corda ce l'hai, Uliano? Sono pian terreno, non c'ho neanche un metro di finestra.
finestra. Ho capito, Uliano, cambiamo sistema. Ce l'hai una corda? No. Ma perché magari uno si sente solo, ha una corda in casa, che fa? La mette su. Mi manca il sciapone. Cosa ti manca? Il sciapone per la corda. Ah sì, sapone per la corda. È vero. Allora senti, facciamo così, un bel coltellaccio ce l'hai? Tu l'appoggi al muro con la lama puntata verso di te e poi vai avanti, trum, verso il muro. Saluto. Mi raccomando, all'altezza del cuore, fra costola e costola. Ma non vale la pena, Uliano, non farlo, non farlo. Però se lo fai. Saluto e ti ringrazio. Senti, veleno, ce n'è un po' di veleno per topi? Veleno ce n'è abbastanza. Ah, ecco, guarda, trangugia, no, non farlo, Uliano. Uliano, sei solo, non c'è nessuno, anche cioè, cosa vuol dire avere la salute? Da un momento all'altro può mancare anche quella, e chi lo sa, ma insomma, capisci? E può venirti l'idea insana di fare l'ultimo gesto della tua vita e magari di ucciderti, è vero? No, ma tanti lo fanno, perché tu non dovresti farlo? Per il momento non ci penso neanche, per il momento. Va bene, ma io sono contento per questo, vedi Uliano, io sono contentissimo, Uliano. Scusa. Solamente che magari... Dove hai trovato quel numero? No, me l'hanno dato, perché appunto io sono al telefono amico, mi ha telefonato una persona e mi ha detto, guarda, certo Uliano, tal detali, con numero telefonico questo, dice, è una persona sola che vuole uccidersi. Allora io subito, figliolo, ho telefonato per cercare di fermare questo tuo impulso. Io pensavo che ti buttassi dalla finestra, oppure che ne so, che ti volessi impiccare. Ora ho capito che vuoi farlo col veleno, perché quello ce l'hai e te lo sei già preparato. Io ti dico non farlo, figliolo, non prendere quel veleno e non metterlo in quel bicchiere, in quell'acqua, non berla quell'acqua. Oddio, se c'è sete, capito, Uliano? Come ti chiami, che non ho capito? Don Postriboli? Sì, sono un sacerdote, Don Postriboli. Uliano, non privarci della tua presenza sulla terra, anche tu, pur essendo un'infima persona che non ha nessun significato, anche tu invece, se esisti vuol dire che devi esistere, Uliano. Ecco, bevi. Ciao. Bevi, Uliano, ciao. Addio, meglio. Requiem aeternam donae Domine, e lux perpetua luce a te in secola seculorum. Amen. Non c'è il soldazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa un... Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...